grazie di essere qui presenti così numerosi. Io sono veramente felicissima di trovarmi qui oggi e ringrazio moltissimo sia il presidente Taverna che il sindaco Gianfranco Cutica di Revigliasco per questa bellissima iniziativa che porta avanti sicuramente alla città di Alessandria, avanto e bellezza con l'opera straordinaria del maestro Saporito. Ecco, devo dire la verità, io ho avuto il piacere e l'onore di presentare in anteprima nella trasmissione che conduco Artisti Contemporanei il prototipo proprio dell'opera del maestro Saporito, svelando così quello che sarebbe stata questa installazione straordinaria a fianco dell'opera della nota archistar americana. Ecco, quest'opera è molto significativa, è intitolata Pianeta Marte ed è un'opera che riflette in sé tutti gli aspetti peculiari della creazione artistica del maestro Saporito. Il maestro Saporito è un pittore, scultore, costruttivista. Di fatto quest'opera è un'opera molto pregnante per il carattere ascensionale, come diceva poc'anzi il nostro sindaco, quindi rivolta verso l'alto, verso uno spazio cosmico, che è quello che poi caratterizza come modello iconografico l'intera produzione del maestro Saporito. Ecco, è un'opera che è costruita con un materiale che chiaramente non è duttile, l'acciaio, però il maestro riesce a piegarlo al suo volere, un volere che è un volere fatto di astrazione geometrica perfetta, con questi calibrati volumi, no? Della massa tra vuoti e pieni, ed è proprio un gioco che lui fa fra spazio e tempo. Ecco maestro, lei l'ha intitolata Pianeta Marte ed è un'opera che era già stata pubblicata anche sul catalogo Mondadori sulla sua monografia. Magari se spiega al pubblico proprio perché di questa titolazione. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti i presenti, ringrazio per la loro partecipazione. E cosa posso dire? Diciamo così che il Pianeta Marte è sorto con l'idea dello spazio, soprattutto la ricerca dell'oltre, in quanto, a parte il materiale che appunto io sono molto, diciamo così, favorevole nel fare queste cose qua, perché mi rappresenta la coscienza della persona che con la propria mente, col proprio pensiero può studiarci sopra e arrivare a uno spazio che noi non abbiamo davanti, ma che vogliamo andare alla ricerca dell'oltre. E quindi rappresentare il pianeta Marte, perché io soprattutto penso che il pianeta Marte è il pianeta che più rappresenta, più simile alla Terra soprattutto, e quindi si spera sempre che un domani possa essere qualcosa che a noi sia molto più vicino e molto più da poter studiare. E soprattutto anche perché il pianeta a noi ci rappresenta lo spazio, noi andiamo alla ricerca di qualche cosa che non abbiamo ancora visto, quindi è sempre un'espansione verso l'alto, ma anche rappresentativo per la nostra coscienza e soprattutto per la nostra rappresentazione umana che noi siamo. Io ringrazio tutti voi e sperando che sia qualche cosa di veramente, anzi no, un'altra cosa, volevo ringraziare la città di Alessandria, soprattutto perché abbia ospitato questa mia opera, orgoglioso di essere nella vostra città. È stata una donazione che ho fatto molto molto volentieri, era una cosa che ci tenevo molto, e quindi ringrazio la città e il sindaco e tutta la giunta comunale e soprattutto la fondazione CRAL che ha acquisito praticamente quest'opera per poi donarla alla città. Bene, io ringrazio tutto e vi auguro a tutti una buona visione e soprattutto una buona giornata.